Era ancora nel suo letto quando i vigili del fuoco lo hanno raggiunto facendosi largo fra le macerie della sua abitazione ed estratto ferito ma vivo. Attorno alle 9 di questa mattina un'esplosione ha gettato nel panico gli abitanti di via San Francesco ad Avezzano che hanno assistito impotenti al crollo parziale di un'intera palazzina. Alla base della deflagrazione una fuga di gas che i vigili del fuoco, dopo una prima ricognizione, hanno ipotizzato dolosa provocata proprio dal 55enne estratto vivo dalle macerie. La persona era nel proprio letto e da un'indagine che abbiamo compiuto così sommaria ci siamo accorti di un diciamo che la tubazione del gas non era stabilmente collegata all'impianto di adduzione, per cui dobbiamo ritenere che probabilmente questa fuoriuscita di gas sia stata provocata volontariamente dalla persona che forse era nell'appartamento. Assieme all'uomo ferite anche altre persone, tra cui un vicino di casa, mentre la madre del 55enne è stata portata in ospedale per accertamenti. Fortunatamente non abbiamo avuto gravi perdite per quanto riguarda la vita umana, ci sono dei feriti, sono tutti e due in ospedale, madre e figlio, pertanto speriamo che le loro condizioni non siano condizioni gravi. E per quanto riguarda il resto, purtroppo grande paura in tutto il quartiere, si è sentita questa forte esplosione, le case di fronte hanno subito dei piccoli danni, ma nulla di importante rispetto all'esplosione e ha quasi distrutto l'abitazione, pertanto ecco, molta apprensione, però fortunatamente insomma, non ci sono stati morti e questa è la cosa più importante.